All'interno di Life Television ci ritroviamo a Roma e siamo all'Even. Oggi veramente sono emozionato per un motivo in particolare, perché ritrovo dopo un po' di tempo il mio mentore, l'uomo, l'illuminato David Bisci. Come mai? Che è successo? Casa malattia. Ho marcato visita. Devo dire che ci è mancato. E poi troviamo naturalmente anche il nostro direttore artistico in splendida forma. Oggi ci ha portato anche un ospite importante. Beh, oggi Sarà il vostro direttore artistico, ma è il mio coreografo. Cioè, io non è che ho portato l'ospite, ho portato la chicca proprio. C'è la, praticamente, fai conto, ci abbiamo una tortina così con ciliegione sopra, e lui è il ciliegione sulla tortina. Cioè Simone Di Pasquale, reduce, è numero uno ballando con le stelle, ma uscita dai valori artistici. È un simpaticissimo, una simpaticissima persona. Ci presenti, lei che è così importante, che conosce tanti personaggi, l'ospite di oggi, ci dica chi è. Beh, ci l'ospite illumini, di oggi è David Bisceglia, sicuramente. Ecco. È il proprietario dell'Even, è il direttore generale del Roma Vintage, che sta già mettendo in moto, sì, per il 2010. Stiamo lavorando. Beh, dottor Bisceglia, quest'anno, speriamo per i prossimi 15 anni, sarà il gestore, il direttore e il proprietario di questo Parco San Sebastiano. Roma, facciamo pubblicità con qualche mese in anticipo, perché la cosa è partita veramente alla grande, i stand sono quasi tutti assegnati, la parte artistica, gli artisti già l'abbiamo già contattati. Aspetti, lei conferma? Ma io come posso negare ciò che dice lui, insomma... Sarei un, come facevano i giapponesi, harakiri. Del redivivo David Bisceglia, posso dirlo in confidenza, tanto non ci va nessuno, mi è mancato, sì. Mi sono assolutamente mancate, a freccia a destra, a freccia a sinistra. Aspetta, guarda, oggi dicevo a mio fratello, dovremo tutti quanti invece trovare il tempo per leggere soprattutto il codice civile, quello penale no, perché quello penale si legge quando ormai è troppo tardi. Quello civile, ma soprattutto un buon libro di educazione civica. Ogni settimana lanciamo un appello a quelli incivili che quotidianamente, insomma, agiscono in modo inappropriato. Ecco, diciamo questa cosa. Ricordiamo brevemente qual è un po' la programmazione partistica dell'Even. Ecco, eccolo qui. Io sono The Gens. Beh, i DJ sono i top DJs di Roma. Faber Cucchetti, il maestro, Double Fab da Vox on Vintage Radio. Gilda DJ, poi, ma soprattutto Eddie Rocks, la Malta Cat, che sono le colonne portanti dell'Even. Poi abbiamo delle... Poi abbiamo una parte artistica ricchissima, ogni mese abbiamo dei artisti degli anni 80 dal vivo, come stasera Stefani con Shame. Vorrei un po' raccontare in due parole lo stato di disgrazia in cui alcune strutture mediche a Roma sono, purtroppo ci sono, ho avuto questa disavventura e posso purtroppo testimoniare che ancora stiamo messi male, dovremmo fare un po' di più. Allora David, naturalmente vi faccio un saluto agli amici di Life Television, a cui è mancato tanto. Io vi saluto, a me, io sono stato, mi siete mancati pure voi. Ti ringrazio, naturalmente ci vedremo sotto le stelle quest'estate.
io ad eseguire le coreografie del mio grande coreografo. Il grande coreografo nella persona naturalmente di quest'uomo, ma sempre molto modestamente, questo mito molto modestamente, il dottor Pasquali naturalmente. David Bisceglia, saluto gli amici, grande mentore, Live Television, grande. Live Television, grandi.